Benvenuti ad una nuova puntata di Deep, il nostro approfondimento settimanale che inevitabilmente in queste settimane ci porta a parlare del coronavirus e oggi lo facciamo con l'assessore alle politiche sanitarie del comune di Mercogliano, Anna Chiara Coppola, che è anche biologa dell'Istituto Zooprofilattico di Napoli. Ciao Anna Chiara. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei. E io vorrei partire da un argomento che si è diffuso soprattutto nelle ultime ore, che è la disputa che è avvenuta tra l'oncologo del Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, e il direttore del reparto epidemiologico del Sacco di Milano, Massimo Galli, per quanto riguarda la sperimentazione di questo farmaco antiartrite che sembra stia funzionando su alcuni pazienti affetti da coronavirus. Sì, se posso diciamo esprimere quello che è un mio parere personale rispetto a questa vicenda, c'è stata questa diatriba in diretta TV durante un programma in cui, diciamo, per sintetizzare, il professore Galli sosteneva di aver già testato lui stesso su alcuni pazienti in Lombardia questo farmaco e di aver avuto questi risultati positivi, ma diciamo di non, che quindi la scoperta non fosse da attribuire al professor Ascierto, quanto piuttosto a delle equipe mediche di medici cinesi. Io credo, insomma, secondo quello che è il mio punto di vista in questa fase storica, sia abbastanza inutile, come poi ha puntualizzato anche il professor Ascierto, andare a puntualizzare rispetto a primati, rispetto a diciamo chi ha fatto prima cosa, o quanto piuttosto bisogna concentrarsi sul fare e sul condividere anche quello che si fa e i risultati positivi che si hanno. Il professor Ascierto aveva detto dal primo momento che aveva preso spunto rispetto a delle pubblicazioni fatte da alcuni medici cinesi rispetto a questi esiti positivi che aveva avuto questo farmaco biologico che è il tocilizumab, che è un farmaco utilizzato normalmente su pazienti che soffrono di artrite, e aveva poi iniziato a testarlo su alcuni pazienti. Il merito che ha avuto l'equipe del professor Ascierto, insieme alla collaborazione anche di altri medici del Cotugno, è stata quella di riuscire a sottomettere, insomma, a definire un protocollo per l'utilizzo di questo farmaco sui pazienti affetti da Covid-19. Di sottoporlo rapidamente all'AIFA e di riuscire ad avere l'approvazione per avviare quello che è lo studio che hanno approvato forse ieri stesso su questi 330 pazienti. Penso che dobbiamo soffermarci su queste notizie positive, su quello che di buono si riesce a fare e sull'impegno dei professionisti che sono attualmente in campo in prima linea oggi per aiutare tutti. Certo, e rimanendo nell'ambito insomma sanitario che ci fa piacere approfondire con lei, in che modo vanno letti i tassi di diffusione del Covid-19 sia a livello nazionale che nella regione Campania? Ma possiamo dire che diciamo questa infezione da Covid-19 ha assunto rapidamente delle proporzioni da pandemia proprio perché ha una diffusione molto, molto rapida. In Italia attualmente rispetto a quelli che sono i dati che sono trasferiti e pubblicati dall'epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, siamo intorno ai 35.000 positivi a Covid in Italia, di cui circa 3.500 sono operatori sanitari. Purtroppo, come ben sappiamo, sono quelli maggiormente esposti e sono una fascia altamente a rischio, per chi ha stretto contatto chiaramente con pazienti contagiati. In Campania, siamo intorno ai 750 positivi, più o meno, sono dei trend che chiaramente sono in continuo aggiornamento perché stiamo attraversando quella che è la fase, diciamo, più critica di maggiore contagio. Si va verso quella che è una previsione di picco qui in Campania prevista intorno alla metà di aprile. Noi speriamo che, grazie alle misure restrittive per diciamo, cercare di contenere il tasso di contagio prese sia a livello nazionale con i DPCM sia a livello regionale, e, insomma,
Fortunatamente siamo residenti in una regione in cui sono state prese delle misure ancora più stringenti, da questo punto di vista si spera che si possa contenere e non arrivare al picco di metà aprile, ma riuscire a bloccare un po' prima insomma, la diffusione del contagio. Se vogliamo andare nello specifico rispetto a quelle che sono i soggetti maggiormente colpiti, diciamo, da quelle che sono le statistiche fatte, sono maggiormente gli uomini, questo abbastanza è stato già anche detto molto, sono più gli uomini rispetto alle donne ad essere colpiti da Covid-19, e ci sono alcune fasce di popolazione che sono maggiormente a rischio, sono ad esempio i pazienti diabetici, i pazienti immunodepressi, i pazienti oncologici chiaramente e anche i pazienti che hanno problemi cardiaci. Perché in base a quelle che sono, diciamo, le modalità con cui il virus infetta l'uomo, appunto va a fondamentalmente a creare maggiori complicazioni in pazienti che hanno comorbidità per queste patologie. Quindi il nostro invito, lo possiamo dire, è sempre quello di rimanere in casa per cercare quantomeno di contenere il contagio. Ancora di più proprio per questi soggetti, per questi cittadini, insomma persone che hanno già queste patologie, e anche per i familiari, per le persone che sono a stretto contatto con loro. È necessario avere un senso di responsabilità non soltanto per se stessi, quanto anche per i familiari che già sono ammalati. Quindi i cittadini devono rimanere a casa, ma molti cittadini anche qui a Mercoriano continuano a richiedere le mascherine, che purtroppo ormai da settimane non si trovano in farmacie da nessun'altra parte. E so che anche a Mercoriano il Comune ha avviato la richiesta. C'è chiaramente questa richiesta continua da parte dei cittadini che vogliono almeno assicurarsi un minimo di protezione. Noi come Comune abbiamo fatto molteplici richieste a diverse aziende per riuscire a procurare i dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti. Attualmente sembra che la Protezione Civile dovrebbe mettere a disposizione proprio per i comuni un quantitativo di DPI. Tuttavia stiamo attendendo che ci diano la conferma per poter andare a ritirare. È chiaro che nel momento in cui li avremo a disposizione, questi saranno distribuiti alla popolazione in base chiaramente al numero che ci verrà recapitato. Noi tendiamo sempre a dare la priorità a chi è esposto tutti i giorni per motivi di lavoro, in particolar modo alle forze dell'ordine che sono sul campo H24 per cercare di controllare e di monitorare la situazione. Esatto, e parlavamo poc'anzi quindi delle norme igieniche, di mantenere il metro di distanza, di utilizzare la mascherina, di uscire solamente per casi di stretta necessità, e in questi giorni sta avvenendo anche la disinfezione e l'igienizzazione delle strade, ma è arrivata proprio una comunicazione qualche ora fa che non bisogna esagerare. Sì. Ci è arrivata una comunicazione da parte dell'ASPRA, diciamo che per scrupolo in realtà la domanda era già sorta durante una riunione di giorni fa in comune del COC. Noi siamo attivi H24 come centro operativo comunale, e infatti ringrazio tutti i membri del COC che sono sempre costantemente attivi, sia in comune, da qualche giorno lavoriamo in smart working perché sembra non esserci questa urgenza di dover per forza riunirci. Rispetto al problema della disinfezione, che era qualcosa che ci eravamo posti già insomma tra di noi, nel dover provvedere eventualmente a fare questa disinfezione urbana, inoltre era una richiesta che ci veniva fatta anche proprio dai cittadini, e quindi abbiamo affrontato la questione.
Nell'affrontare la questione, insomma, avevo già messo sul banco quello che era il quesito che ha, insomma, attualmente c'è la risposta che c'è stata data dall'ASPRA, ovvero rispetto all'utilizzo eccessivo di ipoclorito di sodio. L'ipoclorito di sodio è la sostanza che viene utilizzata per effettuare questa disinfezione. E l'ASPRA ci sottolineava un'attenzione nel non esagerare, in quanto questa sostanza può comunque è un potenziale inquinante ambientale, e quindi sia le modalità di utilizzo, sia le quantità e la frequenza con cui queste disinfezioni vengono effettuate devono essere monitorate e controllate. Il sindaco mi ha preso in giro durante questa riunione, perché stavo lì a fare le proporzioni rispetto all'utilizzo della quantità di ipoclorito sull'acqua quando abbiamo previsto la disinfezione. Lo facevo perché, insomma, volevo già fare un po' di attenzione rispetto a questo, e fortunatamente, appunto, le modalità con cui abbiamo effettuato la disinfezione nei giorni scorsi sul comune sono in linea con quanto ci è stato comunicato dall'ASPRA. Quindi l'appello che posso fare ai cittadini è: noi siamo sicuramente attivi rispetto al problema, siamo sensibili e ce lo poniamo prima noi stessi il problema della disinfezione, ma di non richiederla costantemente, in quanto, diciamo, per risolvere un problema se ne potrebbe creare domani un altro, poiché l'ipoclorito di sodio e i suoi sottoprodotti potrebbero andare a inquinare le acque superficiali e le acque sotterranee, e quindi poi creare problemi a quella che è la rete idrica e insomma, chiaramente poi alla salute dei cittadini, chiaramente in un altro modo. E quindi nulla, questo è... loro possono stare tranquilli, noi abbiamo predisposto delle disinfezioni molto diramate nel tempo, avremo accortezza di rispettare tutte quelle che sono le indicazioni date, semplicemente si invita a fare questa pulizia in maniera concomitante allo spazzamento, quindi di evitare chiaramente che la soluzione utilizzata per la disinfezione vada a penetrare all'interno di fognature, corsi d'acqua, diciamo superfici non impermeabilizzate, quindi che sia soltanto a contatto con marciapiedi, strade, e noi queste accortezze fortunatamente le abbiamo già prese la volta precedente e continueremo chiaramente a farlo. Quindi tutte azioni che hanno bisogno di cura e attenzione, così come di attenzione hanno bisogno i nostri animali domestici, che abbiamo già chiarito, ma non fa male dirlo, non sono assolutamente una fonte di contagio, anzi sono una grande compagnia in questi giorni che ci costringono, insomma, a stare in casa e quindi a stare un bel po' di tempo da soli. Noi per questo vogliamo ricordare che al canile a Mercoiano ci sono tanti amici a quattro zampe che non aspettano altro che essere adottati. Sì, diciamo che in questa fase sembra che chi possiede un cane fondamentalmente è fortunato rispetto agli altri, perché può avere quei due o tre momenti della giornata per poter uscire e poter accompagnare il cane a fare i bisogni. A parte gli scherzi, innanzitutto ci tengo a ripetere nuovamente quanto detto da te e quanto detto già in precedenza, che gli animali domestici non sono fonte di contagio per l'uomo. C'è stata una prima fase in cui si è iniziata a diffondere questa fake news, possiamo definirla, e che ha comportato poi un incremento degli abbandoni degli animali. E questo è molto triste, perché, diciamo, ci rammarica. Io posso soltanto invitarvi a visitare il canile e se non lo avete la possibilità di ospitare a casa o di prendervi cura di un cane, c'è un canile qui a Mercogliano che
stracolmo di cani che non attendono altro che qualcuno che si prenda cura, che se ne prenda cura. Abbiamo avviato una serie di iniziative, credo sia noto questo, e abbiamo predisposto la creazione di un album fotografico in cui c'è la scheda relativa al singolo cane, quindi chiunque voglia può richiederci un appuntamento per vedere quali sono i cani presenti in canile, scegliere eventualmente quello che più può avvicinarsi alle proprie necessità, alle proprie richieste. C'è una pagina Facebook attiva che è Quattro Zampe, che fortunatamente sta avendo un buon riscontro, ci sono tanti follower della pagina. E nulla, io mi auguro che ci sia la sensibilità da parte dei cittadini all'adozione dei cani. Ed è proprio in queste settimane che non possiamo uscire, non possiamo spostarci, che anche per passare un po' di tempo, insomma, possiamo sfogliare questo catalogo online. E prima di chiudere, Assessore, le chiedo di fare un altro appello che può sembrare forse ripetitivo, ma sappiamo che assolutamente è necessario, sia a continuare a rispettare le misure di sicurezza che ci sono state imposte, ma sia ai cittadini che continuano purtroppo a creare allarmismi e a diffondere, soprattutto nelle chat di WhatsApp, foto di presunti casi positivi, sì. Un'azione insomma irrispettosa che dobbiamo assolutamente cercare di evitare. Sì, allora innanzitutto io ripeto nuovamente quello che è l'invito che è stato fatto da più e più voci, ovvero a restare a casa. Ci iniziano ad arrivare voci che molti cittadini per poter uscire liberamente si stanno recando in montagna a fare passeggiate e quindi si creano lì degli assembramenti. Abbiamo già predisposto delle pattuglie dei vigili urbani che gireranno per controllare ulteriormente anche i sentieri pedemontani. E poi vorrei tranquillizzare i cittadini rispetto a quelle fasi che speriamo siano meno possibili, anzi che si fermino, in cui c'è la pubblicazione, insomma c'è la diffusione del nuovo positivo sul comune, a non iniziare la famosissima caccia alle streghe. Non è necessario sapere il nome della persona. Vige insomma c'è la privacy per questi soggetti, quindi è inutile chiedere chi è il contagiato, è inutile informarsi rispetto a chi è il contagiato, anche perché qualora la persona positiva a Covid dovesse essere venuta in contatto con voi, sarà l'ASL che attraverso l'indagine epidemiologica che viene fatta al soggetto positivo vi contatterà per comunicarvi l'isolamento fiduciario. È prima di tutto preoccupazione e dovere dell'ASL e così come poi anche da parte nostra del comune cercare di contenere il contagio, e questo lo si può fare soltanto chiaramente avvisando chi è stato eventualmente in contatto con il positivo. Quindi cortesemente che ci sia senso di umanità, di responsabilità e di rispetto verso le persone che in questo momento stanno attraversando un momento difficile, perché comunque i positivi a Covid si trovano in una fase delicata, così come i loro familiari, i quali sono in isolamento fiduciario, i quali ricevono quelli che sono i messaggi che girano nelle chat. Quindi cerchiamo di essere comunità, cerchiamo di fare squadra e cerchiamo di avere quel senso di solidarietà che in questo momento ci serve, è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Assolutamente, momenti come questi che una comunità deve essere unita e solidale. Assessore Coppola, io la ringrazio per queste preziose informazioni e per questo chiarimento finale. Ringrazio Gioacchino Cirno alla regia e vi invito a continuare a seguirci.